Mercoledì 21 giugno, diretta super live, solstizio d'estate, ritorna con noi un graditissimo ospite che abbiamo avuto occasione di conoscere durante lo scorso anno, Alessandro Frizzoni, CEO e founder di CryptoSmart. Grazie per la tua disponibilità. Buonasera a tutti e grazie Eugenio per l'invito. E il fatto che oggi sia una super live ce ne rendiamo conto proprio prendendo la lettura della move odierna che sta un po' galvanizzando anche le crypto community italiane che erano piuttosto rassegnate come mood nelle ultime settimane. Prima di addentrarci sul tema del Bitcoin mining, che è particolarmente interessante per il contributo che ci darai, quali sono, da amministratore di un exchange italiano, le tue riflessioni o se non altro le tue impressioni su quello che è accaduto nelle ultime 48 ore, che di fatto ha cambiato il clima di mercato, portandolo da estremo rosso a quanto pare estremo verde. Mi sembra che l'umore sia cambiato perché alcuni player molto importanti della finanza tradizionale hanno deciso di entrare sul settore delle cripto. In ordine di tempo, il primo che è uscito è stato BlackRock, che vuole creare un ETF sul Bitcoin, non come le altre già presenti che sono dei future, ma sul Bitcoin fisico, cosa che sarebbe molto importante, darebbe accesso a tantissimi investitori la possibilità di acquistare Bitcoin. E poi è uscito oggi Deutsche Bank che ha richiesto, diciamo, all'ente tedesco, la BaFin, la licenza per fare custodia di Bitcoin. E sempre lato americano c'è Fidelity e alcuni altri player molto grandi che sembra vogliono addirittura lanciare un exchange cripto. Quindi questo ingresso da parte del mondo della finanza tradizionale sulle cripto avvalora un po' il fatto che sia la tecnologia del futuro. Tra l'altro, poi, come notizia cosiddetta underground, abbiamo anche svariate rumors o leak, cioè fuoriuscite di notizie riservate, che cominciano a far trapelare qualcosa di interessante sulla vicenda Ripple, che a quanto pare il ruling con la SEC iniziato ormai da oltre 2 anni sembra essere in conclusione, e a detta di alcuni specialisti di diritto statunitense, per quanto riguarda ovviamente gli aspetti societari e anche a riferimento all'industria degli strumenti finanziari regolamentati, apparirebbero delle. Apparirebbe un quadro tutt'altro che di sconforto per il mondo cripto, considerando in questo caso qua la vicenda Ripple, aprendo di fatto, scoperchiando il vaso di Pandora, facendo comprendere che ci sarebbero improvvisi cambi di scenario proprio con questo primo case. Tu che cosa ti aspetti, o se hai all'interno delle tue cerchie professionali avuto qualche tipo di feedback su questo tipo di attesa che c'è? Io quello che spero è che in un breve periodo venga approvata anche negli Stati Uniti una regolamentazione per il settore delle cripto, non in maniera così giudiziale attraverso cause in tribunale, ma magari un intervento del Congresso e del Parlamento degli Stati Uniti, che come già fatto il Parlamento europeo ha approvato un quadro chiaro di regole, così che gli operatori, diciamo, onesti possano lavorare in tutta tranquillità, chi compra le cripto sia dal suo canto protetto e quindi faccio un po' partire il settore. E come dicevamo, il fatto che questi attori della finanza tradizionale così importanti abbiano deciso adesso di muoversi verso il settore delle cripto, forse è proprio per questo motivo, perché intravedono il fatto che a breve
ci sarà un intervento del legislatore anche negli Stati Uniti. Non vedo come non possano farlo dopo che l'Europa ha approvato una legislazione per prima e quindi adesso siamo più avanti degli Stati Uniti, almeno per una volta, e loro stanno prendendo appunti da quello che succede in Europa, sì. Almeno per questa volta. Anche poi, perché ci sarebbero anche dei rischi di competitività non indifferente, perché a grandi players che sono nati negli Stati Uniti si stanno già spostando in seno all'Unione Europea da svariati mesi, rendendosi conto dell'ostilità che è stata creata o ricreata volontariamente in seno agli Stati Uniti. Comunque avremo modo di ritornarci. A quanto pare siamo prossimi ai $30,000 come quotazione di Bitcoin, quindi rispetto a una settimana fa in cui si è sfiorato quasi 25,000, a questo punto potremmo anche aspettarci nelle prossime sedute proprio un breakout rialzista con liquidazioni di posizioni corte a cascata. Io direi di passare invece adesso al tema che abbiamo voluto dare a questa sessione live, incentrata su un progetto cripto che avete sviluppato, portato avanti come intermediari, e quali le caratteristiche nello specifico che lo contraddistinguono. Prima però penso che da parte tua sia propedeutico un breve outlook sull'industria del mining di Bitcoin, che può servire per far capire come introduzione al BHP token. Ma io ho preparato un paio di slides per spiegare nella maniera più semplice possibile come funziona il mining di Bitcoin e a cosa serve. Questo perché capisco che c'è un audience di tutti i tipi, non solo un audience, diciamo, tecnica. Il mining di Bitcoin, quando due utenti vogliono scambiarsi dei Bitcoin, due persone, e vogliono mandare, quindi spostare da un wallet a un altro i Bitcoin, fanno una transazione. Questa transazione viene inviata ai miners, che sono appunto gli attori che la convalidano, la verificano e la inseriscono nel blocco. Quindi i miners svolgono questo ruolo di, diciamo, processare i movimenti dei Bitcoin, le transazioni dei Bitcoin. Quindi un ruolo molto importante. Come lo fanno? Attraverso la risoluzione di un puzzle matematico che si chiama hash. E per risolvere questo puzzle matematico è necessaria molta potenza di calcolo e sono necessari dei super computer specializzati che si chiamano ASICs, e è per questo, diciamo, che si parla di hash power, ossia la potenza di calcolo necessaria per processare le transazioni sulla rete Bitcoin. Quindi i miners appunto svolgono questo lavoro di conferma delle transazioni, di verificarne l'integrità e inserirle nei blocchi. Quindi senza i miners la rete Bitcoin non potrebbe funzionare, non c'è via d'uscita. E per svolgere questa attività i miners ricevono una ricompensa che viene data in parte come sussidio dalla rete blockchain, diciamo Bitcoin, per ogni blocco prodotto, no? Adesso siamo il sussidio è di 6.25 Bitcoin per blocco, ma questo sussidio si dimezza ogni 4 anni, il cosiddetto halving, ok? Ma oltre a questo, nel lungo periodo, quello che dovrà mantenere la rete Bitcoin come stabile e funzionante sono le commissioni di transazione, ovvero gli utenti che vogliono vedere la loro transazione inserita in un blocco e processata danno ai miner un incentivo, una fee, una commissione per processare la transazione. E più la danno alta, una specie di alta, più la danno alta questa fee, più alta è la probabilità che venga processata la loro transazione. Nel mese di maggio, quindi nel mese precedente, abbiamo visto che i costi delle transazioni sono saliti alle stelle,
perché la rete Bitcoin hanno iniziato ad utilizzarla per la DeFi. In particolare ci sono adesso i BRC20 e gli Ordinals, che sono due standard emergenti, uno per creare una specie di token sulla rete Bitcoin e l'altro per gli NFT. E il punto è che queste commissioni vengono poi percepite dai miners, e nel lungo periodo, quando ci saranno tanti halving, saranno queste che terranno diciamo in vita l'attività dei miners e la rete Bitcoin, diciamo. Che dire, non si sa se questi due standard saranno poi quelli che effettivamente prenderanno piede sulla rete Bitcoin in maniera finale, però sono un principio di DeFi, perché da quando è stato introdotto il Taproot nell'upgrade del 2021 è adesso possibile inserire in un blocco Bitcoin una quantità di dati arbitraria. Quindi non è come prima di Taproot, che Bitcoin serviva solo a fare spostare Bitcoin. Da Taproot in poi noi possiamo inserire dei dati arbitrari all'interno del blocco Bitcoin, quindi su Bitcoin sarà possibile fare la DeFi, come avviene oggi per le altre blockchain. Ecco, ma qui, già che ci siamo, ti faccio ti chiedo una tua opinione personale e professionale, ma cioè, è credibile che questa, per adesso, DeFi che si sta sviluppando, o se non altro tutto l'environment legato a, appunto, i token su piattaforma Bitcoin, o peggio ancora questi NFT ridicoli che stanno circolando sempre su piattaforma Bitcoin, possano in qualche futuro non molto lontano avere una sviluppare un mercato, un ecosistema di una certa entità, oppure al momento attuale è solo una moda passeggera, cioè legata al fatto che i fan di Bitcoin, le community che sono ben addestrate dai massimalisti, insomma, spingono per dirottare capitali su blockchain, su Bitcoin, che da questo punto di vista verrebbe nuovamente rivisitato o riconcepito come, chiamiamola così, narrativa, perché ormai oltre 10 anni, non so quante volte è cambiato quello che era Bitcoin, la sua originaria funzione e il suo auspicabile obiettivo a medio lungo termine. Adesso, considerando che esistono Layer 1 che sono oggettivamente più performanti, più scalabili, che danno tutta una serie di optional e benefit a chi sviluppa con loro, insomma, avere la bellezza di dire io adesso mi butto su Bitcoin, sapendo che poi l'interazione potrebbe arrivare nel medio termine a compromettere proprio il funzionamento stesso di Bitcoin. Tu che cosa ne pensi, ad esempio, del fenomeno proprio degli ordinals? Diciamo, quello che mi sembra di vedere è che questi sono due protocolli sperimentali, proprio iniziali. Dubito che questi saranno i veri e propri protocolli che saranno utilizzati per la DeFi su Bitcoin. Ah. Specialmente BRC20 sono molto semplici come protocollo, quindi sono due piccoli esperimenti che sono stati fatti. Nel lungo periodo, secondo me, e anche secondo chi ha fatto l'upgrade Taproot, perché ha dato questa possibilità di inserire dei dati all'interno del blocco Bitcoin, la rete Bitcoin sarà utilizzata per la DeFi. Dopotutto è la rete più stabile e più sicura, perché è la prima rete, è quella che c'ha dietro più miners e più stabilità da anni. Io immagino, però ovviamente qui bisognerebbe avere la sfera di cristallo, che la DeFi sarà utilizzata attraverso del layer 2, attraverso dei roll-ups, come avviene su Ethereum, ad esempio dallo standard ZK Sync, no? Che adesso sta... Zero Knowledge Roll-up? Esatto. Secondo me quella è la strada più promettente per avere la DeFi su Bitcoin, e c'è ancora bisogno di un piccolo aggiustamento al protocollo Bitcoin per farli funzionare bene,
bene i Zero Knowledge Proof Rollups, però immagino che, io spererei che si andrà verso quella strada. Questi due protocolli che abbiamo adesso sono un po' troppo, diciamo, primitivi, sono uno sperimentuccio che è stato fatto di DeFi, sì. Non penso che resisteranno. Allora, che cosa fa IBXAG, che è l'azienda che ha creato il token BHP? Il token BHP l'abbiamo lanciato adesso su CryptoSmart, è sul nostro launchpad, è stato lanciato 3 settimane fa. Questa azienda qui, IBXAG, è una delle aziende leader nel settore del mining di Bitcoin. È già operante nel settore dal 2019, se non erro, e ha delle mining farm contrattualizzate su delle giurisdizioni, diciamo, e dei paesi favorevoli al mining, ossia l'Islanda, gli Stati Uniti e il Canada. In questi paesi sono ottimi per fare mining perché l'elettricità costa poco, molto poco rispetto agli standard italiani. La media è intorno ai 7 cents per kilowatt, contro i nostri 40, penso sia adesso. Oltre che il clima è, diciamo, fresco e quindi non c'è bisogno di spendere tanta corrente per raffreddare i miners. Oltretutto, questa azienda è stata fondata nel Liechtenstein perché il Liechtenstein è stato tra i primi paesi ad approvare una legislazione che è quella del Blockchain Act. Questa legislazione è stata approvata nel 2019 e ha un quadro regolamentare molto chiaro per le aziende che operano nel settore blockchain. Stabilisce in maniera chiara quali sono i tipi di token, utility token, asset reference o payment tokens, ed è un po' il predecessore della MiCA. La MiCA è stata fatta sulla base di questa legislazione. Quindi è per questo che è andata lì IBXAG. È nata lì perché c'era una legislazione chiara, fondamentalmente, un quadro normativo chiaro. Lo vediamo in questi giorni che si parla delle cause dell'SEC verso i due exchange, quanto sia importante avere una regolamentazione chiara e definita. Ecco, i partner di IBXAG sono CryptoSmart, l'exchange italiano, che è anche un azionista di IBX. Poi Bitmain, perché è il più grande produttore di miners, e Antpool, F2 Pool, che sono le pool che vengono utilizzate per fare in modo... Per partner, intendi che sono azionisti della IBX? CryptoSmart sì, ha una partecipazione, gli altri no, sono dei partner nel senso tecnici, livello tecnico. Cosa fa di unico IBXAG? Appunto la tokenizzazione di questa capacità di calcolo dei miners, quindi viene tokenizzato l'hash power dei miner. Nel particolare, un token è equivalente a un hash power di un miner, quindi c'è questa referenza fissa, ogni token rappresenta un terahash di una macchina di un miner. Possiamo dire banalmente che il token rappresenta una frazione di macchina. Tant'è. Alessandro, provo a fare io una rappresentazione per chi è a digiuno di questo settore e poi ascolterà la registrata. Facciamo finta che tutta, appunto, la potenza di mining, ma in questo la potenza computazionale, ma soprattutto le macchine che sono indirettamente in dotazione o utilizzate da IBX AG, siano una società per azioni e ogni azione rappresenta il diritto a poter vantare il ritorno economico su quella potenza computazionale, quindi un token, in questo caso sarebbe un security token in questo caso? No, assolutamente no, perché il token dà il diritto di utilizzare la capacità di calcolo, quindi è un utility token. Utility. Assolutamente un utility token. Appunto perché poi, come dietro al token ci sono delle macchine fisiche.
per utilizzare, tant'è che se uno ha abbastanza token può addirittura chiedere il riscatto del miner sottostante a questi token e metterlo nella mining farm di sua scelta. Ah. Per utilizzarlo per il mining, quindi per utilizzare l'utilità connessa al token, è necessario entrare in un contratto di servizi con IBXAG per allocare questo token in una delle mining farm. Da quel momento in poi viene utilizzato il token per, diciamo, fare mining e ricevere le transazioni, le fee delle transazioni e del sussidio di blocco. E questi Bitcoin vengono ricevuti settimanalmente sul wallet CryptoSmart. Poi io vorrei parlare di due cose che ci chiedono spesso, abbiamo visto. Sì. Qual è perché minare Bitcoin al posto di acquistare Bitcoin? Perché l'alternativa è questa, qualcuno che crede nell'utilità del Bitcoin ha la possibilità anche di acquistarli, no? Ecco, se uno acquista un Bitcoin, ad esempio, si espone alla fluttuazione dei prezzi. Sì. Alla fluttuazione dei prezzi di mercato. Invece se fa il mining, questi Bitcoin vengono accumulati nel tempo, quindi il prezzo viene mediato e minandoli ci si rende indipendente dalle fluttuazioni dei prezzi. Anche perché poi questi Bitcoin che si ricevono sono, come abbiamo visto, la ricompensa per effettuare un lavoro, che è quello di processare le transazioni. Altro punto che ci viene chiesto spesso è se il mining, diciamo, scompaia o meno, no? O è necessario. Il mining è assolutamente necessario, diciamo che è vitale per la rete Bitcoin, perché il mining assicura la rete Bitcoin dagli attacchi del 51% e svolge questo lavoro di convalida delle transazioni. Pensiamo che siccome fare Bitcoin mining richiede degli investimenti nell'hardware di mining, l'utilizzo di molta energia elettrica e anche competenze tecniche, se i miners non hanno un ritorno da questa attività in aggregato, non farebbero questa attività. Sì. Quindi, diciamo, gli incentivi della rete Bitcoin sono messi nel modo in cui i miners devono in aggregato avere un ritorno. E tu ritieni che entro per quale data potrebbe essere plausibile l'inizio delle applicazioni delle commissioni di esecuzione, tralasciando i diritti di mining, i costi di transazione? Quindi, grosso modo, sapendo che man mano che andiamo avanti, ad esempio verso il 2028, la compressione delle reward per minare sarà talmente irrisoria o di contenuto particolarmente di dimensione talmente contenuta che obbligherà in aggregato a iniziare a imporre commissioni, come dicevi tu, per garantire la validazione delle transazioni entro un determinato tempo. Questo pensi che già verso il 2028 potrebbe diventare un tema di mercato molto sensibile, oppure come ritengono i massimalisti è un argomento che riguarda dopo il 2050? Questa è una domanda difficile da rispondere o da prevedere. Chiaramente se la rete Bitcoin viene utilizzata sempre di più per la DeFi, aumenteranno i costi di transazione. L'abbiamo visto in quel frangente dell'esperimento del BRC20 del maggio scorso, la metà dei Bitcoin che abbiamo ricevuto per le transazioni veniva appunto dalle fee che pagavano gli utenti che volevano stampare questi ordinals i BRC20. Quindi già a maggio erano la metà. Poi adesso sono calate di nuovo perché appunto quello lì è un piccolo esperimento sulla DeFi. Quando si pensa a prendere a piede anche la DeFi su rete Bitcoin, nel giro di breve tempo dovrebbero generare commissioni tali per cui rendono la rete Bitcoin stabile nel lungo periodo.
E in questo momento qui il vostro exchange rende disponibile alla negoziazione via capit token, quindi intervenite anche in qualità di market maker. Allora, in questo momento l'abbiamo messo solo sul launchpad. Questo perché, specialmente in questa fase iniziale, ci sono ancora pochi possessori del token. Quindi, se aprissimo il mercato, non ci sarebbe liquidità. Abbiamo previsto che nel 2024 possiamo aprire il mercato alle negoziazioni del token, perché da esperienze precedenti vediamo che quando un token ha almeno 500 possessori, inizia a formarsi una domanda e un'offerta. Al momento, nel primo mese, siamo partiti direi forte, quindi addirittura potremmo essere in anticipo sui tempi, ma ragionevolmente all'interno del 2024 ci dovrebbero essere abbastanza token holders per creare un mercato. E che offerta, che supply è prevista? Allora, la supply è strettamente collegata al numero delle macchine che abbiamo. Al momento ci sono 7.800 terahash e i token emessi corrispondono esattamente al numero delle macchine che stanno dietro il token. Quindi sono 7.800 token, un Vabbè, token. non è che è una chissà che una grande offerta circolante, ci basterebbe anche poco per movimentare poi il prezzo. Beh, quando richiederanno gli utenti di acquistare più token, noi compreremo più macchine avute le macchine, metteremo nuovi token. Quindi si spera che insomma crescano di molto questi token, sia Che come circolazione. Income passivo da questo token, che cosa è possibile aspettarsi? Nel senso che io utilizzo il token per poter, come se fosse un coupon per poter utilizzare la potenza computazionale. Quindi acquisto il token e questo mi dà accesso a quei servizi. Quel tipo di servizi che ha APR in questo momento ha. Stima. Noi abbiamo sul nostro sito bitcoinhash.io abbiamo una pagina della trasparenza. Sai che l'obiettivo principale della rete blockchain è la massima trasparenza. Abbiamo visto che non è stato sempre così, ma noi invece vogliamo veramente utilizzarla per quello scopo. Quindi abbiamo pubblicato una pagina della trasparenza dove si può vedere in tempo reale quale hash rate hanno le macchine di IBXG, e guardando lo smart contract si può verificare il numero dei token emessi, quindi si può verificare in ogni momento la corrispondenza 1 a 1, che è cosa molto importante. Quindi Inoltre, Bitcoin, aspetta che magari vediamo se riesco a caricarlo mentre sei qui in diretta. Bitcoinhash.io, giusto? sì. Così magari documentiamo che questo. Allora, Bitcoinhash, sì, eccolo qua. Allora. Sempre sulla stessa pagina si può verificare giorno per giorno quanti bitcoin sono stati prodotti dai miners. Quindi ogni giorno si può verificare qual è il numero di bitcoin che questi miners hanno prodotti. Chi lo apre? Ah, giusto, dipende da me, sì. Ecco Eccolo qua, qua. sulla pagina. Allora, vado su Transparency. Esatto, è in inglese il sito, il progetto è un progetto di ispirazione internazionale. Eccolo qua, Ecco, sì. questa pagina qui si può accedere ai dati della mining pool e lì si vedono, vedi, Ant Pool, c'è cioè il link ad Ant Pool, che è la più grande. Ah sì. Ok, Sì. E lì si può vedere ogni giorno quanti bitcoin sono stati prodotti dai miners. Come vengono divisi questi bitcoin? Il 70% vengono dati ai possessori del token che hanno sottoscritto questo contratto di mining as a service, okay? Con IMEXAG.
il 30% dei Bitcoin prodotti vengono utilizzati per rinnovare le macchine, così che non c'è una decadenza di efficienza economica del token. Così come si dice, la rotazione sui macchinari, che tempistiche ha, ogni 3 mesi? No, pensiamo adesso che durino almeno 4-5 anni. È difficile anche qui. Sì, perché i grossi incrementi dell'efficienza dei miners ormai sono un po' dietro alle spalle. All'inizio, quando ha iniziato la rete, diciamo, è stato uscito il Bitcoin, ogni 3 mesi facevano delle macchine migliori. Questo perché i produttori riuscivano a ottimizzare di molto gli algoritmi e gli hardware. Okay? Che cosa è successo? Col via degli anni questi margini di miglioramento si sono molto assottigliati. Considera che il miner più potente di Bitmain, no, il produttore principale, è stato lanciato nel 2019 e c'aveva 134 terahash. Adesso il prodotto di punta, dopo quasi 4 anni, ce n'ha 141. Quindi ormai, bene o male, chiaramente è impossibile da sapere con certezza, ma non ci sono più questi grandi miglioramenti di efficienza sul mining. E per dare un aiuto a chi poi guarderà la registrata, qui siamo andati nella link di approfondimento su Antpool. Allora vedo in alto a destra total earnings su il hash rate chart daily, quindi mi dice account balance 2-3 circa 3 centesimi. Sì, quelli vengono importati oggi. Ne avrebbe guadagnati, no, sì, 1,5 centesimi, è corretto. Quelli sono Bitcoin. Quelli sono, sì, Bitcoin. Sì. Il balance della pool viene spostato ogni paio di giorni, ma la produzione è lì, quella che hai visto, quello è quanto ha prodotto ieri, e c'è tutta la produzione giorno per giorno. Se guardi su earnings history, è, sì, completamente trasparente quanto hanno prodotto i miners. Allora, vediamo in diretta. Il 5% della produzione al netto del costo dell'energia elettrica va ad Ibex AG per gestire il servizio di mining. Questo è quello che trattiene Ibex AG per svolgere questo servizio. Questo per completezza di informazione. Vedi, ogni giorno c'è la produzione, non ci si sbaglia, completamente trasparente. Sì, quasi sempre, cioè quasi sempre negli ultimi, sono mediamente 2 centesimi, circa 2 centesimi al giorno, vedo, grosso di Bitcoin, modo. Di Bitcoin, 1,8 centesimi, 2 centesimi, 2,22 centesimi, dipende ovviamente da, anche in questo caso, a quanto può essere congestionata più o meno la rete. E tra l'altro si vede proprio che cresce nel tempo, 7.352, no, qua è sceso. 7, no, quello è, varia anche lì, perché poi la rate, sì, dipende, qualche volta l'energia elettrica va via, la rimettono su, sì, subito dopo, sulle mining farm, perché c'è anche un pochino di qualche ora di downtime. E questo è, per esempio, lì c'è stato un downtime di una giornata, adesso non so come mai hanno dovuto sostituire qualche trasformatore importante. Come e quindi in questo momento ci sono 70 macchine che stanno lavorando? In questa pool sì, poi ce ne stanno altre su F2 pool, che è l'altra pool. Abbiamo due pool, perché queste di Bitmain funzionano meglio su Antpool, mentre gli Avalon funzionano meglio su F2 pool, sono più compatibili, quindi abbiamo dovuto fare due pool. Veramente interessante questo passaggio, no, non è da tutti ostentare, mettere in evidenza appunto questi dati di natura pubblica, che servono proprio per rendersi conto sia del funzionamento che poi della gli aspetti questo è la mentalità, diciamo, l'ideologia che sta dietro la blockchain, quella dell'assoluta trasparenza, e noi l'abbiamo sposata in pieno. Sì. Allora, guarda, Alessandro, siamo in chiusura, e devo dire che è stata una giornata, una sessione particolarmente
apprezzata. Oltretutto sono tutti enfatizzati anche per l'attuale move di mercato. Ci vuoi ricordare, per chi ancora non ti conosce, allora, quali sono i siti di riferimento sia per quanto riguarda Crypto Smart che Bitcoin Hash, che saranno poi riepilogati in basso sulla descrizione del video, e anche quali sono i profili social che utilizzi tu, che utilizzate voi come azienda per i vostri market outlook, promozioni, eventi, attività congressuali e così via. Guarda, i due siti sono: uno, quello dell'exchange Crypto Smart, che è appunto basato in Italia, 100% italiano, che è www.cryptosmart.it, e l'altro sito importante è quello del token BHP, che è www.bitcoinhash.io, che quello lì è in inglese, perché invece il token è un progetto a livello internazionale. I social stanno sui siti, non me li ricordo. Certo, sì. Quindi poi ci saranno riepilogati entrambi, da quelli sarà possibile poi ottenere il rimando. Allora, io innanzitutto ti ringrazio per la chiarezza espositiva, che è stata veramente molto utile per chi è neofita o chi si sta avvicinando a questo mondo e vuole comprendere quelli che sono le caratteristiche distintive non solo del vostro business model, ma anche del utility token che gestite in partnership. Avremo, spero, l'occasione, l'opportunità di incontrarci anche di persona fisica durante il corso del 2023, magari durante eventi molto magari in Italia. E io, se mi dai la disponibilità, ti opziono già per un ritorno con noi post pausa estiva, quindi inizio settembre, quando faremo un nuovo commento di mercato e vedremo anche quelle che saranno state le novità da parte vostra di Crypto Smart, confidando che per quella data il mercato abbia nel frattempo cambiato marcia e finalmente espresso tutto il suo potenziale. Da parte mia, fermo con molto piacere. Noi ovviamente rimaniamo in stand by permanente. Da parte mia e di tutta la community, i miei auguri, buon trading, buoni investimenti, buon Bitcoin, e io ci auguro anche buona Solana. Grazie a tutti, arrivederci e buon proseguimento, alla prossima. Grazie a tutti.